Brioso, brillante, polemico e ironico, competente e innamorato di un soprano inarrivabile di nome Maria Callas. Questo è il ritratto del professor Remo Schiavo, autore del libro Maria Meneghini Callas, veronese e veneziana, la cui incantevole prolusione ha chiuso domenica pomeriggio nel gremitissimo Salone Nobile di Palazzo Valeri la prima parte del lavoro del Laboratorio Lirico del Veneto, sponsorizzato dal Ministero dei Beni Culturali, con sede a Montagnana. È una sorta di mina vagante il professor Schiavo, il cui volume è prima anzitutto in polemica della pretesa lombarda di accaparrarsi l'immenso soprano di origine greca. Invece, come cantante, è nata nel Veneto, l'hanno indirizzata a maestri veneti ed è andata a prime nozze con un veneto. E polemico lo è anche con i giornalisti che dicevano di intendersi di lirica. Ma sentiamo dalla sua voce i principali contenuti del libro. La Callas è nata come artista nel Veneto ed è stata valorizzata da artisti nostri veneti, compreso un marito che si è sacrificato per lei. La Callas oggi non troverebbe un mondo adatto a quello che ha compreso lei. Eravamo appena usciti dalla guerra, eravamo vogliosi di grandi novità e lei ha portato qualcosa che evidentemente si adeguava a quello che era la nostra spiritualità di quel tempo. Lei dopo il pranzo si metteva sempre al Tre Corone e lì col Meneghini vicino che distribuiva fotografie aspettava che signora lei è stata divina questa sera, mai brava come questa sera, e lei rispondeva sì, grazie, molto gentile. La Callas era disponibilissima per tutti, era veramente veronese. Il primo fischio che ho sentito io contro la Callas è stato alla Scala durante il Macbeth e dirigeva De Sabata. Quindi i primi torti li ha avuti a Milano, che poi è diventato addirittura una lite con Ghirighelli, con quello che è stato il congedo della Callas, un congedo triste perché la voce non reggeva più. L'evento è organizzato dal Laboratorio Lirico del Veneto e quindi non può che essere abbinato alla lirica. Voci e racconti, un binomio che ottiene sempre più consensi. Nel Salone Nobile si sono esibiti in aria di Puccini due soprani di talento. Rossana Cardia, vincitrice di un concorso internazionale in quel di Montagnana ed ora acclamata interprete nei teatri d'Europa, e Marta Rimbano, accompagnata al pianoforte dal maestro Daniela Candiotto. Nell'ultima aria della Bohème di Puccini, alla voce del soprano Cardia si è aggiunta in duetto quella del tenore Cristian Ricci, al quale, in veste di direttore artistico del Laboratorio Lirico del Veneto, abbiamo chiesto del crescente successo degli eventi organizzati dal laboratorio. È una serata che ha coronato pienamente i nostri sforzi. Sono ancora più contento perché il dato costante è la grande affluenza del pubblico. Abbiamo fatto centro su questo, l'opera nelle case, l'opera dalle case nei bei palazzi di Montagnana, l'opera nel mondo con il nome di Montagnana. La più grande soddisfazione è che i montagnanesi considerano loro questo palcoscenico dato dal concorso. Quando si parla di concorso, i montagnanesi dicono: ah, il concorso di Montagnana, intitolato ai nostri grandi tenori. Questo di Montagnana è una cosa che mi riempie ancora di più il cuore di gioia, perché i montagnanesi, come i loro monumenti, stanno facendo loro questo concorso, il nostro concorso. Noi, dal lato nostro, portiamo avanti un discorso sul piano culturale, dove l'integrazione di un aspetto turistico importante lo è anche questo concorso come cultura a piene mani sul territorio. Il pubblico di oggi, infatti, oltre che numeroso di persone di Montagnana, numeroso di persone anche da fuori confine, quindi provinciale, regionale e così via. Accompagnata dal consigliere regionale Santino Bozza, era presente anche l'onorevole Paola Goisis, membro della Commissione Cultura del Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo chiesto all'importante ospite istituzionale ed anche d'onore un giudizio sulla serata. Io ho un legame molto stretto con Montagnana e con Cristian Ricci. L'ho conosciuto una sera quasi per caso e da allora
lo seguo sempre, perché laddove c'è musica, dove c'è arte, lì c'è veramente la vita. E quindi queste non sono parole dette così di circostanza, ci credo proprio. Proprio per questo il mio impegno alla Camera dei Deputati nella settima commissione è un impegno molto forte. Sembra sempre, anche nella vita quotidiana, in tutte le amministrazioni, a Roma, in regione, dappertutto, sembra che parlare di cultura sia appunto quel qualcosa in più dopo che si sono assolti tutte le altre necessità, le altre esigenze. In realtà io sono convinta, e per fortuna ci sono tanti che la pensano in questo modo, che se non c'è alla base la cultura, neanche il resto poi è anche spendibile, perché la cultura, al di là di essere come dire, la vita dell'anima, è anche un elemento veramente di economia, nel momento in cui diventa il volano per il turismo, per esempio, il volano per la conoscenza tra i popoli, il volano anche per la solidarietà e, voglio dire, anche proprio per l'incontro, per la comunicazione e se vogliamo spingerci ancora di più per la pace nel mondo.